tac, partiti, vedi, punti via. Allora, siamo sempre in busto a sito, in busto a sito siete una marea, cioè ogni 120 c'è venuto di grande concorrenza, ma si vede che però vuol dire che le persone vengono, no? Sì, anzi. Allora, siamo qui con? Manuela. Manuela, allora hai fatto la richiesta che tu ci segui. Confermi che è tutto vero, siamo venuti, adesso abbiamo un po' disturbato, mi dispiace la signora che l'abbiamo un po' fatto perdere qualche minuto, però adesso ci facciamo recuperare. Mi stare con la testa bagnata, poi... Assolutamente hai ragione. Allora, come sta andando in questa fase di post-lockdown? Diciamo che sta andando abbastanza bene, dai. Ok. Si è ripreso, vabbè, le prime 2 o 3 settimane era un lavoro surreale, nel senso che... non sapevamo più dove guardarci. Dopo ha ripreso, diciamo, il lavoro classico. Forse okay. Qualcuna viene meno, però magari ha acquisito nuovi clienti perché qualcuno ha chiuso. Ok, ma hai fatto una... tu hai cambiato qualcosa nella tua strategia di vendita, quindi magari più offerte cambiando il menu, eccetera, oppure hai mantenuto più o meno la stessa cosa di prima, però magari sei stata semplicemente più vicina ai tuoi clienti con messaggistica? Sì, no, allora durante il lockdown ho mandato video tutorial, messaggi. Hai fatto video tutorial? Sì. Wow. Hai superato la fase di imbarazzo? Sì, diciamo che l'ho superata tantissimo, no. Ok, comunque, ma le tue clienti cosa ti hanno detto? Ah, qualcuna era tutta contenta, mi seguiva. Ok. Qualcuna, vabbè, no, però... Vabbè, però tu devi lavorare su quelle che ti danno soddisfazione, diciamo, non su quelle... Cioè, l'investimento è stato giustificato, l'investimento sia del tempo piuttosto che metterci la faccia, vai. Di qua. Va bene, sì, diciamo che erano un po' imbarazzanti. Erano un po' imbarazzanti, però... e tutto il resto. Andiamo un po' di qua. Ok. E poi niente, no, dopo il lockdown ho riaperto, non ho fatto nessun tipo di... né di pacchetti, cioè è rimasto tutto come era prima. Però vedo che stai investendo tanto su vetrina, colori, mantenere mai. Hai messo questa rete, io tanto la faccio vedere, sì. Tu che fai la ok, quindi rete, prodotti in evidenza, anche se tu mi dicevi che purtroppo sei su una strada tanto di passaggio ma di macchine. Sì. E quindi per quello che devi fare delle campagne di un certo tipo a livello di social, certo, WhatsApp, su Facebook. Ok, anche il gestionale mi dicevi che ti dà una mano, diciamo, in questo sì, caso un po' aiuta, sì, al sì. Di là della prenotazione, diciamo che il gestionale aiuta magari a comunicare con le clienti che già ho, per cui magari mandandogli la mail, mandandogli gli SMS, che è quello che deve fare un gestionale, comunicare con le clienti che già si hanno e contattarle a cadenza di 1 mese, 3 mesi, 8 mesi, a seconda di quanto tempo. Mentre magari su Facebook si cerca di acquisire magari nuovi clienti, farsi conoscere, o far dire, ah cavolo, lì c'è una parrucchiera, non lo sapevo. Esatto, perfetto. Perché dopo io ad agosto faccio 4 anni, okay. Che ho aperto, ah, okay, e ancora questa gente mi dice, abito qua dietro, e non ti conosco. Non sapevo che c'era una parrucchiera. Anche se oggi su Facebook faremo un corso il 28, insegneremo come comunicare con i clienti che sono già vostri clienti, perché ci sono delle funzioni particolari che hanno sbloccato da poco tempo e daremo anche queste piccole informazioni che permettono di aumentare la frequenza di salone. Il 28 luglio, il mese di luglio, organizza questo corso. Va bene, specializzazione? Allora, perché sai che noi, sì. Noi devi diciamo specializzarti su... ci sto lavorando. Ok, brava. Mi piace molto per la cura del capello. Perfetto. Per cui, vabbè, ricostruzioni, botox, anche all'interno del colore aggiungo il botox per far sì che il capello rimanga nutrito, lucido. Sempre pieno, sempre corposo. Sì, sì, sì. I clienti hanno notato questa... Sì, sì, vabbè, la che ho inserito con il botox... nel colore me lo richiedono perché comunque causa si vede dipendenza, la differenza, ti dice. Sì. Okay. Si quindi... vede proprio la differenza. E poi vedi che specializzandosi in qualcosa che magari quello in fondo alla via o quello dall'altra parte di strada non fa, i clienti ti scelgono per questo. Quindi noi quello diciamo sempre, il posizionamento parte da quello della vetrina, come tutte queste altre cose. Non basta fare una cosa, ragazzi, ma 3, 4, 5 cose come un puzzle che va. Adesso salutiamo perché non vogliamo, stiamo, abbiamo già disturbato, scusate tutti,
e poi ci sentiamo con calma, ti lasciamo lavorare con la massima puntualità, quindi supportateci sempre ragazzi. Ciao, complimenti. Ciao a tutti, ci salutiamo con voi.